E oggi finalmente, dopo, devo dire, un bel lasso di tempo, perché si sta costruendo questa operazione che porterà alla denominazione cosiddetta IGP, Indicazione Geografica Protetta, di un prodotto del nostro territorio importante e che riteniamo costituisca un valore aggiunto per tutti i nostri produttori, in primis, ma è un valore aggiunto per la nostra città, perché comunque abbiamo visto anche come statistica che nel corso degli anni c'è un sostanziale aumento di produzione, visto che comunque forse anticamente tutti, o quantomeno la maggior parte dei ternani, producevano in casa questo prodotto. Oggi, chiaramente con l'evolversi del contesto sociale, economico, sono sempre di più le famiglie che, invece che farsi in casa, sostanzialmente vanno dal produttore e vanno a comprare il pan pepato. Quindi credo che sia sicuramente un valore aggiunto per quanto riguarda la nostra città. E poi siamo soddisfatti perché finalmente siamo riusciti in un'operazione che non solo per questo settore, ma anche per altri settori, di solito è molto difficile, è quello mettere insieme e creare sinergia fra gli stessi produttori e rivenditori. Quindi come dire, oggetto di soddisfazione. C'è la collaborazione chiaramente delle associazioni di categoria, in particolare di Confartigianato, che già da tempo ha contribuito a fare in modo che si costruisse, no, questo prodotto che oggi noi andiamo a definire. Ringrazio quindi la Confartigianato, ringrazio Coldiretti perché comunque si occuperà diciamo un po' delle cosiddette pratiche amministrative e poi è importante rilevare che all'interno di questo gruppo ci sono anche, se non erro, due produttori proprio di materie prime. Come sapete benissimo, per ottenere l'IGP c'è bisogno della indicazione, della provenienza, cioè i prodotti con i quali si costruiscono, perdonatemi il termine, i pan pepati, insomma, devono avere particolari importanti. E poi abbiamo il Parco 3A come diciamo, partner che invece si occupa di tutte quelle che sono le pratiche amministrative, e quindi sarà quello il soggetto a cui poi il gruppo che oggi si va a costituire farà riferimento per mettere in piedi tutte quelle pratiche che servono per ottenere questa certificazione. E in ultimo c'è la Camera di Commercio che comunque si è fatta, come dire, coordinatrice di questa operazione. E devo dire, con grande soddisfazione, alla fine siamo riusciti ad arrivare oggi in cui il notaio Clerico metterà la sigla su un documento che sancirà definitivamente un gruppo che rimarrà aperto, quindi questo anche tengo a dirlo perché anche tutti gli altri fornitori, altri pasticceri, altri fornai, altri comunque produttori che oggi hanno ritenuto non aderire a questo gruppo potranno sicuramente, se vorranno, aderire in qualsiasi momento e quindi far parte dello stesso gruppo.